Giovanna! Senti sto puttana stereo. Giovanna, non trovo più le mutande. Giovanna! Giovanna, sbassa sto stereo per piacere. Mi te lo comprai, mi te lo spacco quel puttana stereo. È possibile che non posso neanche farti una domanda? Giovanna, per piacere, ti ho fatto una domanda. Dove sono i boxer? Giovanna, per piacere, dove sono i boxer? Ghi godato da mangiare. Ah? Eh? Ghi godato da mangiare e dopo li liberemo con demovia. Se c'entro, ecco qua, 20 anni di matrimonio e non arrivare a capirsi. No, sto parlando dei cani, Giovanna, delle mutande, dei boxer. Ha la passione di darmi i boxer. Io non ho più mutande. Io non ho più mutande. Maledetta quella volta che... Dopo mi gira i coglioni e mi soffego. Per forza. È balistica, non è... Dai, per piacere, Giovanna, vieni fuori da quel cesso. È mezza ora che... Ma è possibile? Consacrato da pisare al piave, dai mo! Bravo! Bravo! Ma era possibile? Complimenti. 20 anni di matrimonio, 4 passati trascorsi nel cesso. Ma era possibile, dai. Ah sì. No, le mutande rotte, ma il restauro esige il restauro, tempo, sa. Però ti sei contento quando i tuoi amici fanno i complimenti alla tua consorte? Sei compiaciuto? No? Guarda in che stati che ti sei. Mamma. Le mutande, ma sono compiaciuto, che discorsi, ma io parlo del dialogo, del rapporto, della relazione. Il dialogo? Così che sei anni che ti dico che dovremmo essere più complici, che il nostro rapporto manca di complicità, eccetera, eccetera. Ogni volta che parlo di complicità ti mi dicono con nessuna intenzione di andare in galera, dai su. Ti parlo, ti confermo, perché io sai perché? Perché io in galera con te ci sono già. Gustavo. Dai, dove andare in caso a mutande, dai! Gustavo! Non trovo le mutande, posso andare in giro così? Va a cambiarti! Dove sono? Dove? In bagno, in bagno! Non voglio le mutande in bagno! Non voglio! Quante volte devo ripeterlo? L'intimo lo voglio in camera, sul cassetto grande, calzetti sotto, mutande in mezzo, canottiere sopra, se no faccio confusione. Mi metti i calzetti in mezzo, metto il calzetto, dove lo metto il calzetto? La canottiera sopra le braghe! Sarò geometra per un motivo, voglio i calzetti sotto. Giusto, aver tutto preciso. Cioè. Mette i calzetti in bagno, in bagno. Sono stufa, sai. E avanti in bagno. E sono che faccio tutto. E c'è lei. E c'è lei, cosa che sono che faccio tutto a casa. Dai, che pareggio, il bagno solo. Rangite, ti sei grande e grosso, arpia, ti rangi. Arpia, grande capisci? E grosso e ti rangi. Capisci? Guarda, su Wikipedia, arpia, con l'accento. Satrapo. Se robe d'est'altro mondo. Donne, dobbiamo stare attente che qua ne mette i piedi in testa come rider, sa. Dobbiamo stare attente. Sti qua. E il disastro se le mamme. Mamma mia. Mamma, io porto in una maniera. Mi non posso dire che niente. Io porto e dice sempre mi ho fatto un uomo perfetto in tutto per tutto. Se vede che prima da partorillo si è che ha fatto fare schissettin da giugiaro, ciò. Design giugiaro, mamma. E poi io, se retro, non vuol più savergene de cambiare, de migliorare, niente di niente. E poi se geometra, e io che piace il pandan, io che l'avevo tutto in pandan. Io se veste con la giacca grigia, con i braghe grigie, col filin bordeaux che c'ha i calzetti in bordeaux, i calzetti in bordeaux che c'ha la cravatta marron, con i denti sai, mamma. C'è roba di quest'altro. Ma ti sei qua? Ah, non arrivo a serarmi, Giovanna. Sì, ti dovresti fare un fiato sport, sa? Sì, sport. Te ha fatto la descrizione giusta. O cambia i calzetti. Guarda, non fare spiritoso, sa? Guarda, i calzetti. Fare spiritoso. Di non fare spiritoso. Dai, che andiamo.
Mandemo, guarda, io arrivo a casa ore straore, bisogna essere pronte a bacchetta comando. Ciao. Bacchetta comando, sono fuori per lavoro. No, fuori per lavoro, che ho provato a telefonarti in ufficio, non ti sei mai in ufficio. Sarò dai. Non comune? In ufficio, in regione? O il bar. In provincia? O il bar sport? Avanti, dove che ti va sempre a giocare le carte? Ma non è vero. E chissà che te perdi. Ma chi ti dice ste robe? Chi ti dice ste robe? Gustavo. Ah. Gustavo. Sei inutile coverser le bronze. E il caldo, se sente, sa. Guarda, ma cago un botone. Allora, prima regola, io non gioco mai a carte. Secondo, quando gioco non perdo mai. Terzo, se gioco vincendo vado al bar centrale e non al bar sport. Bravo, bravo. Che ho anche il tavolino col panorama. Proprio... Insomma, Giovanna, siamo uomini o cosa? Prrr. Siamo uomini? Sì, ma voglio dire... No, siamo, no, che sia... però so mica che faccio la femmina adesso. Dai, dai. E so mica che spareggio, che sistemo, i figli a scuola li porto mi. La riunione dei figli a scuola, ti sei mai andata una? No. Ti sei mai andata una? E le fa o di mattina, o mezzogiorno, pomeriggio, sera, non ho mai tempo. So mica che mai faccio tutto. Una volta che le facessi quando mi sono libero. Che mi stiro, sistemo, faccio tutto. Dai, dai, preparati che andiamo. Ma posso avessi al manco dove che dovevamo andare? Ti ho dato la lettera ufficiale, che è un documento ufficiale, che è un invito ufficiale, che del presidente della commissione che ha detto... Testuali parole. Testuali parole. Ti vedi che ti sei un disco? E ti sei prevedibile. Testuali ormai. Parole. Sei geometra. Vieni sabato 23 alle ore 21:30, anche 21:40, quando che arriva, insomma, che c'è uno spettacolo teatrale. No. I fioi, ma, spettacolo del teatro, cioè, teatro. Ha sempre avuto una repulsione estrema verso questa forma di arte. Confermo la repulsione. Anche la scultura non è tanto la tua. Confermo la repulsione verso tutta l'arte, chi se ne ciava. Il problema è che dopo spettacolo lì si fa la pasta fagioli, dopo ci sono tutti, il consiglio comunale, il consiglio della provincia, il presidente e i candidati, perché finalmente siamo pronti per lanciare un uomo nuovo. Un uomo nuovo, sì, un Gustavo. Volto nuovo, è pronta la mia candidatura per scendere in campo. Lo voglio essere, sì, Gustavo. Perché siamo pronti, i tempi sono maturi per un volto nuovo, va giovane, bene, Gustavo, dinamico, adesso... più vicino ai giovani. D'accordo, la voce dei giovani, dei vecchi e della mezza età, la voce, sì, di tutti. Sì, una voce, Gustavo, unica nel diritto dell'eguaglianza, sì, della tolleranza, Gustavo, adesso... del rispetto delle nostre tradizioni, bravo, nel rispetto della globalità del mondo. Sì, aperti al mondo e aperti al territorio, capito? Questo è il discorso. Sì, Gustavo. Quindi per un modo nuovo di fare politica, sì, più vicino ai giovani, Gustavo, più vicino alle persone, un uomo che parla, Gustavo, agli uomini, Gustavo, una persona che parla alle persone. Fammi cortesia, non sta sigarista maniera. Quindi un insieme, Gustavo, di gruppi, ora, un uomo, Gustavo, una grande comunità, ma pronta, Gustavo, per accogliere ti un altro sta uomo, maniera, un Gustavo, modo nuovo di fare politica. Ma basta che non ti sei di io fare un comizio, ti sei di io cercare in famiglia, ti sigli sta maniera, Gustavo, dai. Ora scaldare i motori, però le elezioni sono in giugno e primi di giugno. Ma Gustavo, basta che dopo... Scaldare cosa che dopo te va su la pressione se John fa la prosta. Dai, che mi tocca portarti in ospedale, Gustavo. Mamma mia, dai, da fare qualcosa, dai, preparati che andiamo. Passo sotto con la macchina, ti do un colpetto. Di clacson. Vara quei gesti. Ma posso fare il clacson così, dai. Devo fare così. Insomma, un'arpia. Ti aspetto fuori, ti aspetto sotto. Maria Vergine, mamma mia, manda per tutto, e ho scelto mia, che ne sera diese, e ho detto voglio quello, adesso me lo tengo. C'è un detto cinese che dice, non bisogna sposare la persona che ami, ma amare la persona che sposi. Mi toccherà far così, maledetti cinesi. Va bene, Gustavo, signor Tisebondo, farà altro, almeno un colpetto di clacson fammi, Gustavo!